ecco qui! Supergirl! Cara Zor-El! La cugina di Superman, sì, di Kal-El! La mia assistente, la co-conduttrice, colei che un giorno prenderà il mio posto qui! Quando io non ce la farò più, quando io sarò troppo vecchio. Allora, di che cosa vi voglio parlare? Non tanto di astrologia, perché vedete c'è la tenda del mago sopra lo zodiaco, ma comunque la tolgo perché è bello vedere dietro lo zodiaco con tutti i pianeti, esiliati, domiciliati, caduti, esaltati. È bello, è bello. Cara Zor-El, ti lascio alle tue cose, vai a salvare il mondo, intanto io racconto delle cosucce qui. Allora, di che cosa vi voglio parlare? È un argomento un po' particolare. Vi parlo di gemelli, della magia dei gemelli. Ogni segno ha le sue magie straordinarie. E poi di altre cose che sono effettivamente relazionate a questo segno, i gemelli. Allora, vi voglio parlare in particolare di una serie che forse conoscete, molti di voi conosceranno. È andata in onda dal 2008 al 2013. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sì, dovrebbe essere una cosa del genere. 5 serie, tante puntate. Fringe, che vuol dire margine, vuol dire frangia, vuol dire bordo. Allora, è una serie in cui si parla effettivamente della scienza al confine, delle scienze molto particolari, là dove si confonde effettivamente la magia, ciò che è irrazionale o paranormale, extrasensoriale, alla scienza. Eh sì, è un po' come questo mio canale dove ci sono due aspetti, c'è l'aspetto magico del pensiero magico e c'è l'aspetto filosofico che vuole essere, anzi è parte del pensiero razionale, del pensiero calcolante che si avvicina, si relaziona anche alla scienza, certamente, quindi ne parlo anche per questo motivo, tra le altre cose. A me è piaciuto molto questo film, questa serie, prodotta tra l'altro da J.J. Abrams, il grandissimo J.J. Abrams, colui che ha realizzato Lost. Ecco, Lost ha avuto sì un grandissimo successo, questo lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti. Una serie tra l'altro anche studiata dalla filosofia, c'è Simone Regazzoni, grandissimo filosofo pop, il più grande in Italia, che ha fatto un libro proprio su Lost e la filosofia. Di Fringe credo che non sia stato fatto un libro pop filosofico, il che da una parte va anche bene, così ne posso parlare io, no? Perché sennò sarebbe già stato divorato, mangiato da qualcuno. A parte che come ne posso parlare io, credo che il filosofo non lo faccia, perché io sono un mago filosofo, quindi è anche un'altra cosa. Ci sono due aspetti che si incontrano e si confondono. Fringe, questa serie di J.J. Abrams, prodotta, poi scritta naturalmente da tanti altri. Allora, chi l'ha vista capirà esattamente che cosa dico, quelli che non l'hanno vista forse un po' meno, ma non voglio, diciamo, spoilerare per coloro che non l'hanno vista, perché vi consiglio di vederla, perché è veramente molto molto bella, molto interessante. A questo processo, a questo modo di procedere procedurale, scusate la ripetizione, sapete che esistono le serie procedurali, no? Tipo Supergirl, proprio come Cara Zor-El, dove si porta avanti le storie ogni volta aggiungendo un capitolo dove è fondamentale il personaggio, no? Non è che c'è un vero sviluppo di una storia generale, però c'è anche una storia generale, no? Da una parte c'è, ogni volta succede qualche cosa che ha un valore a sé stante, però poi tutto è compreso all'interno di una narrazione più ampia. Questo è un fatto narrativo. Questo è il procedimento, il modo di costruire le storie che si chiama procedurale. Ora, in questa serie, andiamo al di là di questo discorso, ci sono tre personaggi fondamentali, tre protagonisti. Allora c'è Walter Bishop, che è lo scienziato pazzo, diciamo così, tipo Einstein. Infatti nella serie viene considerato, viene detto all'interno di quel mondo di fantasia, che è una sorta di Einstein dei tempi moderni, cioè contemporaneo dopo Einstein, un genio, però è un genio molto particolare che si occupa di cose stranissime, cioè di cose al margine, di scienze di cui Einstein naturalmente non si sarebbe mai occupato, no? Non esistono neppure forse nella nostra realtà, e lui è un genio, assolutamente un genio, Walter Bishop. Poi c'è suo figlio che si chiama Peter Bishop nel film. E poi c'è questo poliziotto, questa gente, che è Olivia Dunham.
Allora, questi sono i tre personaggi fondamentali. Ora, se voi guardate le locandine, i manifesti, guardate anche in rete le immagini di questo film, Fringe, vedete sempre in primo piano Olivia, certamente l'attrice principale, perché è appariscente, molto bella, bionda, gli occhi chiari, ha una faccia veramente angelica e anche di una persona risoluta, molto forte, comprende questa doppiezza di forza e di femminilità che a me piace tantissimo nella donna. Questa è la cosa che io apprezzo di più, quando c'è una grandissima forza, quando c'è la guerriera e c'è anche una grandissima dolcezza femminilità. Lei racchiude queste due cose insieme. Lei viene messa sempre davanti nei manifesti, però sono tutti importanti questi personaggi. Forse si potrebbe anche dire che il più importante è Walter Bishop. Quando è finita la serie, qualcuno così, nel solito modo caustico, sarcastico, sapete, i critici hanno detto: beh, ciò che ci mancherà di più della serie, perché chissà perché bisogna sempre parlare male di tutto, no? Sarà Walter Bishop, che era strano, era molto bizzarro, stravagante, ma gli altri non ci interessa. Qualcuno ha fatto questo commento stupido, sciocco dal mio punto di vista. Sono tutte e tre importanti: Walter Bishop, che è la mente, lo scienziato pazzo, l'Einstein del gruppo. È anche un po' quasi malato di mente, infatti è stato per tantissimo tempo, per 17 anni, in un manicomio praticamente, in un ospedale psichiatrico nel film, e viene tirato fuori per fare delle ricerche su degli eventi stranissimi che accadono, e quindi la polizia lo prende per studiare questi eventi. E cioè, suo figlio, grazie al tramite del suo figlio, viene portato fuori, ci vuole la firma del figlio, ci vuole qualcuno che faccia da tramite. Il figlio si chiama Peter Bishop, anche lui è importantissimo. Importanti sono Walter Bishop, lo scienziato pazzo, il figlio, Peter Bishop, e questa Olivia Dunham, che è il poliziotto, l'agente dell'FBI. Ora, questi tre personaggi rimandano a una triade che tante volte c'è nelle strutture narrative. Nelle strutture narrative tante volte c'è una coppia, come ho già spiegato. Staglio e Olio, per esempio, oppure in Arma Letale ci sono i due poliziotti. Tante volte c'è una coppia. C'è, come ho già detto, come succede nel circo, non è una banalità, nel circo c'è il bianco, quello serio, quello compito, e poi c'è l'Augusto, quello che fa quello pazzo, quello stranissimo, e così con i due opposti si creano tutta una serie di dinamiche interessanti, c'è un gioco fra questi due. Questo succede tante volte nelle strutture narrative, nelle storie. C'è bisogno del personaggio serio e poi di quello più scherzoso, quello che fa succedere le cose in definitiva, perché che colora tutto. Se non fosse per l'Augusto non ci sarebbe la storia, però neanche se non ci fosse, anche se non ci fosse il bianco, la storia non sarebbe possibile. A volte c'è una triade, vi faccio un altro esempio, per esempio conoscerete tutti naturalmente Asterix, sicuramente Asterix, lì c'è il druido, no? Che prepara la pozione magica, quella che dà i poteri a questo gruppo di galli che resistono ai romani, hanno il loro villaggio, grazie a questa pozione sono super potenti, hanno una grandissima forza. Beh, il druido lo possiamo paragonare a Walter Bishop nel film Fringe. Quindi lo scienziato, la mente, il capo, la testa, colui che è il pensatore, che sta dietro le quinte. E poi ci sono i protagonisti, c'è Asterix, che è il protagonista, è il cuore di tutto, e poi c'è Obelix, che è la spalla, no? Lì c'è proprio la coppia, no? È il bianco, Asterix e l'Augusto, Obelix, se vogliamo fare anche questo. Nel caso appunto di Fringe, appunto Walter Bishop, possiamo relazionarlo al druido, a Panoramix, e chi possiamo relazionare all'interno di Fringe ad Asterix? Io direi al personaggio che è quello di Peter Bishop, cioè il personaggio maschile. Anche se risalta di più il personaggio femminile, Olivia Dunham, però è lui il cuore. Mentre Olivia Dunham è un po' come Obelix, senza il lato, diciamo, sciocco di Obelix, perché Obelix sappiamo tutti, no, che è un po' sciocco, così fa ridere, no? È forte, mangia tanto, mangia i cinghiali, tutta un'altra cosa, però c'è una struttura. Le narrazioni sono così, rimandano strutture, sono sempre uguali in un certo senso, è tutto sempre una chimica, un'alchimia molto particolare. Adesso, senza scomodare per forza Il viaggio dell'eroe, che è un libro che è stato scritto a proposito delle strutture narrative, forse lo trovo, ma no, non lo trovo, ce l'ho qua in giro, in casa,
che parla proprio, c'è un scrittore, uno sceneggiatore che si è occupato di tantissime sceneggiature cinematografiche e racconta come sono strutturati i film. Sapete, le strutture narrative sono una sorta di viaggio iniziatico, hanno sempre dei personaggi che sono sempre quelli e poi ci sono delle strutture, delle dinamiche che sono sempre quelle, poi naturalmente continuano a cambiare, noi non ce ne rendiamo quasi conto, ma dalla commedia all'horror c'è sempre una struttura che è simile. In questo caso, vabbè, senza scomodare appunto il viaggio dell'eroe, vediamo che ci sono questi tre personaggi, una triade, e la triade funziona molto bene, il gruppo di tre, ognuno fa la sua parte. Ora, perché vi parlo di questi personaggi? Perché vi parlo dei gemelli? Dove sta i gemelli in tutto questo? Beh, negli attori. Colui che interpreta Peter Bishop, il figlio di Walter Bishop, è Joshua Jackson. Che è dei gemelli, attenzione, ed è nato l'11 di giugno del 1978. Allora, prima di tutto è dei gemelli, questa è una cosa fondamentale che va sottolineata. Attenzione, anche Anna Torv, l'attrice che interpreta la parte di Olivia Dunham, è dei gemelli, uguale, anche lei, Anna Torv, nata il 7 di giugno del 1979, quindi i due sono praticamente quasi dello stesso anno, insomma, 79-78, sono lì tutte e due dei gemelli. Allora, già solo questo dato, questo elemento, è molto significativo. Ma perché? Perché? Se avete visto la serie, lo capite. Fringe racconta, certo, di eventi che accadono qui nel nostro pianeta, stranissimi, cose paranormali, molto particolari. Però poi la serie diventa interessante quando si sviluppano due linee temporali alternative, anzi due mondi, più che linee temporali, sì, se volendo anche, ma due dimensioni, ci sono due mondi, c'è il nostro mondo, quello che noi conosciamo, quello che c'è consueto, e poi c'è una realtà alternativa dove le cose sono un po' diverse, ci sono elementi diversi, e tutti i personaggi che sono da questa parte sono anche dall'altra parte. Allora, si parla proprio di dimensioni alternative, un po' come per esempio nella meccanica quantistica, avete tutti presente naturalmente il fatto che si racconta che in ogni momento ogni momento è un bivio, no? Da cui si dipartono tantissimi mondi, tantissime dimensioni diverse. Ora, io sono qui, ma posso essere anche là, in tanti altri posti diversi. C'è una visione della meccanica quantistica, della fisica quantistica, che naturalmente è discutibile, non è dimostrabile da un punto di vista oggettivo. Però c'è questa visione, quest'idea che esistano universi paralleli addirittura infiniti, dove c'è tutto il contrario di tutto, dove io adesso sono qui a parlare, dove io invece sto mangiando una pizza, dove io sto facendo l'amore, dove io sono morto, dove io non sono io, eccetera eccetera, così all'infinito, tante dimensioni. E in questa serie ci sono due dimensioni, molto complicata la serie, c'è addirittura una cartina, una mappa che potete trovare in rete, molto interessante, una volta io l'avevo proprio così messa così ben esposta per guardarla su una parete, con tutti i rimandi, i flashback, tutte le relazioni fra le due dimensioni, succedono tantissime cose, veramente un labirinto per il nostro cervello, è molto interessante perché ci fa lavorare mentalmente. Queste serie, al di là del fatto che non sono reali, ma però nella fantasia c'è un lavoro che si fa cerebralmente, è un lavoro filosofico in definitiva, perché ci fa lavorare la mente, fa funzionare le nostre sinapsi, crea ponti fra neuroni e neuroni, molto molto interessanti. Comunque fondamentalmente ci sono due dimensioni, due, come i gemelli, i gemelli sono due. Il segno come è rappresentato? Com'è il disegno? Quando noi vediamo i gemelli, cosa pensiamo? O cosa vediamo? Vediamo due individui, i gemelli, uno e uno. Sono diversi e sono uguali. Come nella magia, Come nel mondo di Eraclito, dove ci sono poli opposti tra di loro, però complementari che si confondono, che diventano una sola cosa. Giorno e notte, pace, guerra, fame, sazietà. Come tante volte ho spiegato, cose che sono completamente diverse tra di loro, però sono anche la stessa cosa, come nel pensiero trinitario, vabbè, se avete visto il video sapete che cosa intendo. Comunque, due dimensioni, gemelli, Mercurio. Sapete, i gemelli possiamo assimilarli perfettamente a Mercurio. Mercurio è quel dio che si muove costantemente fra l'Olimpo e la Terra, fra il mondo degli immortali e il mondo dei mortali, portando messaggi, il messaggero degli dèi, il postino degli dèi, anche gli altri dèi si muovono certamente, ma soprattutto Mercurio è un continuo muoversi
fra l'Olimpo e la Terra, tanto che lo possiamo assimilare alle sinapsi, al movimento che c'è fra neurone e neurone, no? Le scariche elettriche, l'elettricità che scorre fra i nostri neuroni e fra i nostri pensieri, la rete dei nostri pensieri, Mercurio. Mercurio è fondamentale nei gemelli. Due dimensioni, due, questo è il numero. Pensate che poi, tra l'altro, così, piccolo dettaglio, Joshua Jackson, l'attore che interpreta Peter Bishop, è nato l'11 di giugno. Gemelli, 11, 1, 1. Due cose, 1, 1. Eh? Anche nel numero si vede qualcosina, tra parentesi, così. È solamente un dettaglio. Comunque, i gemelli, questi due attori, sono tutti e due dei gemelli. Joshua Jackson e Anna Torv, i due attori che sono stati scelti per il film. Non è un caso, perché si parla di dimensioni alternative, di due dimensioni. Ora voi direte, beh, sarà un caso. Guardate, non c'è mai un caso. Sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello. Allora, lì ci sono i personaggi disincarnati che cercano un autore. Allora, questo è un buon modello per pensare a quello che succede in generale nel mondo della cinematografia. Più che dire questo, bisogna dire un'altra cosa, più specifica. Ci sono degli autori, ci sono degli sceneggiatori, si scrivono delle storie e poi vengono cercati degli attori. Vengono fatti dei provini e poi si scelgono gli attori giusti. Naturalmente chi seleziona gli attori, mica guarda l'oroscopo o altre cose, l'angelologia, ma non guarda queste cose, vede negli attori il personaggio, guarda questo personaggio, caspita, ha proprio le caratteristiche giuste per fare, ha la faccia giusta, ha il modo di fare giusto per poi interpretare questo personaggio. Ma i personaggi, cioè gli attori, le persone, sono chiamate dal film. Il film, la storia, le storie hanno la loro anima. I film hanno bisogno di certi personaggi, di certe persone che incarnano il personaggio giusto. Quindi il film chiama l'attore. Guardate, gli attori non fanno mai dei film così a caso. Naturalmente penserete, beh, ma ci sono attori che fanno delle parti anche molto diverse. Sono sfaccettature della loro personalità. Sono chiamati per fare quello che loro sono, per rappresentare cose che hanno loro nel loro mondo interiore, assolutamente. Ci sono attori che fanno sempre la stessa parte, tipo Sylvester Stallone, per esempio, no? O Vin Diesel, che tutti e due del Cancro, fanno sempre la stessa parte, in definitiva. Ma perché loro sono così. Sylvester Stallone è come Rocky, è del cancro, ha quella personalità lì. In questo caso sono stati utilizzati due attori, tutti e due dei gemelli, proprio perché il film aveva bisogno di questa ambivalenza, di questa duplicità. Questo è il primo dato che riguarda proprio i gemelli. Ora vi voglio parlare anche di un altro aspetto molto interessante, che è quello dell'angelologia, quella di cui è esponente in particolare in Italia Igor Sibaldi, ha scritto un libro. Non sono tantissimi gli angelologi, ma sappiate che l'angelologia è un aspetto della Kabbalah, la Kabbalah, che è l'aspetto esoterico, misteriosofico dell'ebraismo. È una tradizione millenaria, non è che è nato ieri questo, no? Addirittura qualcuno pensa che l'angelologia abbia le sue radici nell'antico Egitto. E guardate, l'angelologia è sorprendente tanto quanto l'astrologia. È l'altro lato dell'astrologia, è legata allo zodiaco. Lo zodiaco ha tante cose, da una parte agli dèi, dall'altra parte agli angeli, che sono energie, sono simboli naturalmente. Poi noi gli diamo quella faccia dell'angelo oppure del dio per capire qualche cosa, relazioniamo tutto alla mitologia, pure appunto agli angeli, e capiamo tante cose. Ora, gli angeli pure raccontano tantissimo. Pensate che Joshua Jackson, che interpreta Peter Bishop nel film, è nato sotto l'ala dell'angelo Lauvia, l'angelo Lauvia. Allora, i giorni dell'angelo Lauvia vanno dall'11 di giugno al 15 di giugno, quindi sono 5 giorni, 11, 12, 13, 14, 15. E lui è nato l'11 di giugno, proprio all'inizio, angelo Lauvia. Che cos'è l'angelo Lauvia? È l'angelo che relaziona due dimensioni diverse tra di loro, che fa oscillare fra due dimensioni diverse. È l'angelo della rivelazione. Straordinario. Ma perché straordinario? Allora, direte, se non avete visto il film, perché ci sono due dimensioni. Ma di più, quell'attore, Peter Bishop,
scusate, quello è il nome del personaggio. Joshua Jackson interpreta Peter Bishop, e questo Peter Bishop, se sapete della serie, è fondamentale nella relazione fra le due dimensioni, è un ponte, è proprio il punto nodale di snodo, è il punto che fa da ponte, il punto che fa da ponte fra le due dimensioni, ma in un modo veramente precisissimo. Guardate la serie eventualmente, se avete voglia, e vedrete che è esattamente così. E lui è nato non solo sotto il segno dei gemelli, ma anche sotto l'ala dell'angelo che mette in relazioni fra due mondi. Straordinario, incredibile, è stato scelto proprio perfettamente. Ci sono altre persone che nascono, adesso vi faccio altri esempi che vi lasceranno un po' così disorientati. Per esempio, Donald Trump è nato il 14 giugno del 1946, anche lui è un Lauvia, è nato sotto l'ala dell'angelo della rivelazione. Allora, bisogna dire questo di Donald Trump. Naturalmente si dicono tante cose, allora io qui non voglio dire troppo, opinionisti di ogni genere che raccontano, dicono, dico solo qualcosina, dico questo. Allora, di lui si dice che ultimamente, no, se ne parla come di un idiota, uno stupido, uno sciocco, e lui si difende con i tweet, giustamente anche. Allora, io direi questo, semplifico, Donald Trump non è uno sciocco, non è uno stupido, tra l'altro i gemelli è un segno di grande intelligenza. Allora, sappiate che io non lo apprezzo, figuriamoci, quando è stato eletto io ci sono rimasto malissimo, malissimo, non vorrei mai che fosse lì dove sta, essere nelle mani di questo pazzo. Però, non è stupido, una persona che riesce a fondare un impero come lui, che guadagna tanti soldi e che riesce ad arrivare lì dove è arrivato, non è sciocco. Ci sono tante forme di intelligenza, non c'è solamente, come diceva giustamente la mia professoressa di biologia al liceo, l'intelligenza non è solamente riempire una lavagna di equazioni, ma ci sono tanti modi di essere intelligenti. Lui è intelligente, solo che è pazzo, è squilibrato, almeno tecnicamente, ci sono psicologi, fior di psicologi, psichiatri che dicono questa cosa, non sono solo io a dirlo, però è abbastanza evidente, no, che ha qualcosa che non va. Naturalmente è un narcisista, forse sociopatico, insomma ha dei problemi che si possono anche definire psicologicamente, psichiatricamente in un modo ben preciso. Noi siamo nelle mani di un pazzo, purtroppo, però lui è stato portato in alto dal popolo, è stato eletto. Tra l'altro apparentemente lui non voleva neppure farlo, sembrerebbe che lui facesse tutto ciò che ha fatto per attirare attenzione a favore della sua televisione, dei media, per avere una certa immagine, ma non voleva neppure diventare presidente per caso. Infatti c'è quella scena dove c'è la moglie, quando lui è eletto, che piange, ma è una cosa incredibile, adesso è difficile capire veramente cosa è successo, però probabilmente sembrerebbe che lui non voleva neanche essere eletto. Ma perché il popolo americano lo ha eletto? Adesso al di là di cose, complotti, cose che possono essere nascoste tra le pieghe, chissà, però lui rappresenta effettivamente un'espressione, un'idea, un pensiero che c'è nel popolo americano, ma c'è in tutti noi anche, non dico in me in particolare o in te in particolare, ma che c'è? Cosa c'è? Beh, c'è intolleranza, paura nei confronti di chi? Beh, di altri popoli. Lui soprattutto ha basato la sua campagna elettorale sul fatto di mandiamo via i messicani, mandiamo via tutti quelli che emigrano e entrano nel nostro paese, difendiamoci, diamo lavoro ai nostri. Ma questa è una cosa ricorrente, no? Che c'è anche in Italia, che c'è un po' dappertutto, no? Anche in Svizzera. Cioè mandiamo fuori tutti quelli che non sono i nostri. Cioè lui ha fatto leva su cose che riguardano che cosa? Una parte sommersa, l'inconscio del popolo americano. Ecco, quella è la dimensione, l'inconscio. E lui si è mosso tra questa realtà e qualcosa che non si dice, che non si vuole dire, che è politicamente scorretto, naturalmente, però che fa parte, i fantasmi, le paure, gli spettri, i mostri del popolo. È entrato in quel mondo e ha saputo far leva proprio su quello che la gente sente, l'ha messo in luce. Si è mosso fra due realtà come Mercurio. Questo c'è tecnicamente, al di là del fatto che sia bello o brutto, ma l'ha fatto. Perché poi lui è stato portato in alto non solo da se stesso, si suppone, ma proprio dalla gente che l'ha votato. È un'espressione di un popolo. Quindi, giustamente, anche come dice Simone Regazzoni, va anche rispettato. Simone Regazzoni, che è un filosofo pop, mette in rilievo il fatto che noi gli diamo dello stupido, ma bisogna rispettare il nemico. Questa è la sua visione anche filosofica. Bisogna sempre, non credo che lui sia a favore di Donald Trump, però bisogna avere rispetto del nemico
e entrare in contrasto in un modo intelligente, no? Non dargli dello stupido così, no? Se lì ci sarà un motivo, questo è assolutamente vero, bisogna tenerne conto. Lui è un'espressione collettiva, di qualcosa di collettivo. Adesso io non ne sto facendo un elogio, a me non piace Donald Duck. Quack, quack, come Paperino che dei gemelli, adesso ci arrivo. Anche il personaggio dei gemelli. Comunque, Donald Trump, due dimensioni. Eh sì, eh sì. È interessante che il giorno di Donald Trump sia nata anche Gianna Nannini, il 14 di giugno del 1956, Paolo Bonolis, che è nato il 14 di giugno, oppure Diego Fusaro, che è un filosofo che lavora all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, giovane, è nato il 15 giugno del 1967. Ci sono altre persone, ma diverse, naturalmente, ognuno al suo modo, c'è il buono, c'è il cattivo, eccetera. Anche nell'astrologia è così, il segno è oscuro, ma può essere anche bello, dipende, tutti i segni hanno la loro luce e la loro ombra, e così gli angeli. Naturalmente. Vi racconto questo per dirvi di come coloro che sono di questo angelo, la UVA, si muovono fra due mondi. E quel personaggio lì, interpretato da Joshua Jackson, Peter Bishop, è veramente il tramite fra due mondi. Ora lo so, lo so, lo so. Chi non si occupa di angelologia, di astrologia, pensa, ma cos'è questa storia? Ma se entrate all'interno di questa realtà è sorprendente. Questa cosa, il fatto che sia stata scelta proprio la persona perfetta, giusta, che ha proprio quelle caratteristiche che l'ha in sé. Non so poi in pratica Joshua Jackson nella sua vita come manifesti ciò, però nel film lo manifesta. È il personaggio che fa da tramite, che fa da ponte assoluto. È una sorta di Mercurio al quadrato, al cubo anzi, al cubo, che fa veramente da ponte. Se guardate il film vi renderete conto che è così. Quindi appunto sto parlando un po' di angelologia, è una materia interessantissima, l'altro volto dello zodiaco. Da una parte c'è l'astrologia, dall'altra parte c'è l'angelologia. E Anna Torv, che interpreta Olivia Dunham, che è quella più seria fra i due. Beh, lei è dei gemelli pure, è nata il 7 di giugno del 1979. Siamo lì, appunto, l'ho detto, dei gemelli, anche lei. Però lei non è nata sotto l'ala dell'angelo della rivelazione, ma infatti lei non è così importante da un punto di vista del collegamento fra le due dimensioni nel film. No, va a finire nell'altra dimensione ad un certo punto, attenzione. Quindi si muove fra le due realtà, anche lei è magica, ha dei poteri paranormali, è molto particolare. I gemelli poi sono un po' paranormali, attenzione, un segno dominato anche da Plutone. Che l'Ade, che le profondità, che l'oscurità, che un al di là. E Mercurio, appunto, si muove, è psicopompo, come ci racconta il mito. Si muove dall'Olimpo alla Terra, ma va anche nel mondo oltremondano, nel mondo dei defunti, accompagna i defunti. Questa è la sua funzione psicopompa, cosiddetta, di accompagnatore di defunti, di spettri nell'al di là. Mercurio, con le sue antennine, percepisce un sacco di cose. Anna Torv, nata il 7 giugno del 1979. Sotto l'ala dell'angelo Achamia, l'angelo che copre i giorni che vanno dal 6 di giugno al 10 di giugno. È l'angelo che prende ciò che è difficile, gli ostacoli, e riesce a trasformare gli ostacoli in un'arma vittoriosa. Sotto l'ala di quest'angelo sono nati Natalie Portman, per esempio, attrice molto bella, bellissima, Johnny Depp, per esempio, Pippo Baudo, per esempio, anche. E anche Paperino, Donald Duck, quack. Penserete, ma che stupidaggine è? Beh, ne ho parlato in altri video. Anche i personaggi inventati, dei fumetti, appunto anche come questi, no? Di cui vi sto parlando, nascono in certi momenti ben precisi. Paperino, nato il 9 di giugno del 1934. Paperino è un personaggio che piace un po' a tutti, no? Non piace tanto Topolino, Mickey Mouse, ma perché serio? Cioè, ingiustamente, perché Topolino è un personaggio straordinario, dello scorpione, molto profondo. Vabbè, ma lasciamo perdere, ne ho già parlato. Paperino ci identifichiamo perché è nervoso, isterico, sfortunato, sfigato, eccetera, eccetera, no? Donald Duck. Donald Trump. Donald Duck. Quack. Però attenzione, Paperino, sapete benissimo che è anche Paperinik, non è solo Paperino, è anche Paperinik. È incredibile questa cosa, ha due facce completamente diverse. Quando diventa il supereroe Paperinik, ma è completamente diverso, tanto che quel personaggio lì, ma non è più Paperino, ma è un altro, è serio, è sicuro di sé, sa come fare. Ci sono tanti, tanti fumetti molto molto belli. Io ne avevo acquistati alcuni durante un certo periodo, ne avevano fatti di bellissimi, disegnati perfettamente, delle bellissime storie straordinarie, mirabolanti su Paperinik. Però
noi vediamo questo personaggio e sappiamo che è Paperino. Vediamo Paperino e diciamo, sì, però è Paperino. E se vediamo Paperino diciamo, vabbè, è quello sfigato, sfortunato, che lavora per Paperone dei Paperoni, non ha un centesimo, eccetera, eccetera, però è Paperinic. Anche qui salta il principio di non contraddizione, eh? Il nostro sguardo si confonde, vediamo in quel personaggio due personaggi diversi. Attenzione, Paperino. Paperino ha questa doppiezza che è tipicamente dei gemelli. Beh, è nato sotto la stessa ala di Anna Torv, dello stesso angelo, Akamia, che è l'angelo che appunto trasforma le difficoltà in qualcosa di vittorioso. Infatti Paperino vive nella difficoltà, ma alla fine riesce a diventare anche Paperinic. Non sappiamo esattamente Diana Torv che cosa abbia vissuto, io non lo so, però comunque è un'attrice che comunque, almeno durante il periodo della serie TV Fringe, ha avuto un grandissimo successo, tanto che l'hanno trasformata anche in un personaggio per un videogioco, perché ha delle fattezze molto molto interessanti, bionda in un modo, ha un volto precisissimo con quegli occhi chiari, è molto bella, che però ha una bellezza specifica, molto personale, molto molto interessante, qualcosa di penetrante veramente nella sua estetica, nel suo modo di apparire. Beh, Anna Torv, anche lei dei gemelli appunto, ma non è il ponte come Joshua Jackson, è un'altra cosa, però è pur sempre dei gemelli, anche lei si muove fra due mondi, certo. Vedete, è incredibile questa cosa, l'angelologia, i gemelli, la magia dei gemelli, di Mercurio che si muove fra due mondi. E Walter Bishop, colui che fa lo scienziato pazzo, il padre di Peter Bishop, beh, lui è del leone. E lui è il punto fermo, è un riferimento, lui non si muove fra le due realtà. Tra l'altro è nato negli stessi giorni, sotto la stessa ala, del regista Peter Weir. Peter Weir è colui che ha costruito, che ha realizzato, ha diretto L'attimo fuggente, che tutti conosciamo, amiamo tantissimo. Non solo, un altro film che ha un significato particolare, che voglio indicarvi, è The Truman Show, con Jim Carrey. Interpretazione straordinaria di Jim Carrey, comico, ma in quel momento lì straordinario, anche drammatico, tutte le sfumature del... quel film lì, The Truman Show, è un film... Allora, qualcuno avrà visto il mio video sullo gnosticismo, anche quello è un film gnostico, come Matrix, come il libro il gabbiano Jonathan Livingstone, anche lì c'è un'illusione. Perché ci piace così tanto? C'è un'illusione. Questo lo dico tra parentesi, è tutto finto. Alla fine però questo personaggio, ogni giorno le cose si ripetono, come nella nostra vita tutto si ripete, buongiorno, buonasera, eccetera, eccetera. A un certo punto c'è qualcosa che non va e scopre che questa realtà è tutta finta. E c'è anche un demiurgo, come nello gnosticismo, c'è un dio malvagio che regola tutto, che plasma, che crea tutto, e sta lì nella luna finta. Abbiamo tutti presente questo film, no? C'è quella luna lassù, e lì dietro c'è colui che orchestra tutto, il demiurgo. Anche in quel film abbiamo l'ognosticismo. Questo lo aggiungo così, se qualcuno ha visto il mio video a proposito dell'ognosticismo, del neoplatonismo, di Matrix, queste cose, per dirvi come tutte queste realtà, che hanno un valore storico, secolare, che partono... Ma il neoplatonismo, l'ognosticismo è nato nel periodo medio platonico, no? Tra Platone e Plotino, terzo secolo dopo Cristo, quindi ha una tradizione grandissima, poi sfocia in tante cose che ci riguardano, storie che noi vediamo, non sappiamo che sono gnostiche o neoplatoniche o chissà che cosa, non lo sappiamo. Però ci piacciono, ci avvincono, perché c'è quell'elemento lì, c'è l'elemento dell'evasione. Allora, quando c'è un film di evasione, c'è quasi sempre, quando si evade da una realtà fasulla, finta, c'è quasi sempre di mezzo il neoplatonismo, anzi meglio, l'ognosticismo, fuggire da una realtà tenebrosa, oscura, per andare in un'altra. Vabbè, qui una parentesi. Peter Weir, che ha costruito quel mondo, che è nato sotto la stessa ala dell'angelo, sotto cui è nato l'attore che interpreta, di cui non mi ricordo più il nome in questo momento, di cognome Noble, sotto la stessa ala, John Noble, ecco lui, e interpreta Walter Bishop, stessa ala, questo così, è solamente un dettaglio, questo personaggio è un punto fermo, non si muove, ed è il leone sta fermo, qui, nel centro, il solare,
Quindi lui fa tante cose, ma non si muove fra due realtà. Ecco, queste alcune cose che riguardano la magia dei gemelli, astrologia, angelologia, e anche per dirvi che dietro questa realtà, che naturalmente è reale, figuriamoci, nessuno lo mette in dubbio, io sono anche scientifico, io amo molto la scienza. Poi però vi ho detto, no, che la materia è magica, la materia è magica, non è, la materia non c'è quasi. Se tu studi fisica quantistica, ti rendi conto che è tutto molto strano. Noi viviamo così nella cecità, nel sonno di Truman, no? Che non si sveglia, a un certo punto si sveglia, di Neo, che però a un certo punto toc toc, no? Segue il coniglio bianco, si sveglia. È così che succede. Può succedere che ci svegliamo e vediamo tantissime cose. Dietro questa realtà ci sono altre realtà, l'astrologia, certamente, l'astrologia. L'angelologia, beh, sono dei nomi che si danno, sono delle forme, sono delle tradizioni, ma che sono degli schemi, dei movimenti, delle dinamiche che stanno dietro la pelle di questa realtà. Ecco, finisco qui questo mio video su Fringe, sperando che vi sia interessato, che vi possa essere utile. Vi saluta Supergirl, via, più veloce della luce! È andata a fare qualcosa, a salvare qualcuno, ma sapete, lei è molto veloce, ha salvato 13 persone e adesso è tornata qui per salutarvi. Ciao e alla prossima volta! E soprattutto ricordatevi, siate molto molto felici. Ciao!